Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Mommo Swarm, e benvenuti a questa nuova ceppa di manga. Potere alla parola, cantava Frankie I. Energy nell'ormai lontano 1993. Canzone stupenda e pensiero sacrosanto. Ma ancora più calzante per l'occasione trovo la frase «ne uccide più la penna che la spada». Provo a spiegare. Immaginate una Londra dei primi del Novecento, ma con un'ambientazione decisamente più futuristica, una tecnologia nettamente più avanzata rispetto a quella che in realtà esisteva all'epoca, ed il tutto condito da forti sfumature steampunk. Ma soprattutto immaginate che in questo mondo, che potremmo definire alternativo, sia stato vietato l'uso della carta e degli utensili atti alla scrittura, e che siano quindi stati fatti sparire dalla circolazione ogni tipologia di carta, penne, calamai, sostituiti da strumenti più tecnologici. Perché? Perché per qualche arcano motivo tutto ciò che viene scritto su carta si materializza, diventando realtà. Questo è il mondo che viene raccontato in City Hall, opera scritta da Rémy Guérin e disegnata da Guillaume Lepère, pubblicata in Francia in 7 volumi dall'editore Ankama ed ormai prossimo ad esordire anche in Italia per l'editore Manga Senpai. Ho appena avuto la possibilità difatti di leggere in anteprima il primo volume in lingua italiana e vi assicuro che farò fatica a trattenere l'entusiasmo nel parlarvene, così da non apparire come una 12enne al firmacopie dei The Colors. E di aspetti che mi hanno entusiasmato, credetemi, ce ne sono diversi. Ma andiamo per punti e proviamo, prima di tutto, ad approfondire ancora un po' la trama. Nonostante tutti gli strumenti necessari alla scrittura siano stati distrutti, qualcuno è riuscito ad impossessarsene e sta utilizzando le sue creazioni per scopi prettamente malvagi. Il primo esempio che ci viene posto di fronte è una creatura gigantesca, alta quanto un edificio, che sradica a pugni la facciata di un palazzo, uccidendo il ministro londinese e causando diverse altre vittime. Queste creature, come ogni altro oggetto venga creato con la scrittura, vengono chiamate papercut, e scopriremo presto che ne esistono di vari livelli in base alla bravura di chi li crea. Decisamente un problema non affrontabile con le normali dotazioni delle forze dell'ordine. L'unica possibilità diventa quella di giocare ad armi pari, ed il sindaco di Londra possiede il materiale necessario per farlo. Ma a chi affidare tanto potere e soprattutto sperare che sia in grado di gestirlo al meglio? Chi meglio di uno scrittore? Due scrittori. Mi pare abbastanza ovvio. E qui tiriamo fuori un aspetto di questo manga, o meglio una scelta dei due autori, che mi è piaciuta veramente parecchio. I due protagonisti. Il primo è un giovane Jules Verne, autore francese di opere come Il giro del mondo in 80 giorni o 20.000 leghe sotto i mari, così se esistesse qualcuno che non lo sa. Mentre il secondo è un ancor più giovane Arthur Conan Doyle, il britannico creatore del mitico Sherlock Holmes, del quale peraltro il personaggio qui rappresentato riprende molte delle caratteristiche peculiari. I più attenti tra voi avranno notato che le date non tornano molto, in quanto all'inizio di City Hall, come dicevo, nei primi del Novecento e più precisamente nel 1905, il vero Giulio Verne avrebbe avuto 74 anni e sarebbe peraltro stato prossimo alla morte, e Doyle ne avrebbe comunque avuti 46, quindi entrambi ben più vecchi dei due ragazzotti che incontreremo nel manga. Resta da capire se quella intrapresa da Guérin e Lepère sia una scelta mirata, in una Londra futuristica posso fare quello che mi pare, o se quella di mostrarci due personaggi realmente esistiti, ma più giovani rispetto al tempo in cui è ambientata la storia, non sia una trovata che ci riserverà dei colpi di scena mica da ridere. Questo è un aspetto che mi ha incuriosito fin da subito moltissimo. Ad ogni modo, a Verne verrà affidato il compito di gestire carta e penna e quindi di contrattaccare in modo diretto l'attentatore, sebbene la sfida non si riveli facile da affrontare. Mentre il buon Doyle farà da spalla, mettendo la sua arguzia al servizio del compagno e dell'Inghilterra intera, in quanto, come l'investigatore che lo ha reso celebre, è dotato di grande perspicacia ed innata attenzione ai più piccoli dettagli. Ma ogni buona trama che si rispetti ha bisogno di un terzo elemento per essere bilanciata, ed ecco quindi che i due vengono affidati all'ottima guardia dell'americana e popputa Amelia Earhart. Anche lei è realmente esistita, è stata una aviatrice statunitense. A questo aggiungiamo un criptico ed enigmatico nemico, il più pericoloso criminale del mondo, il temibile Black Fall, e direi che il quadretto è piuttosto completo. Ok, fine delle informazioni, se ve lo racconto tutto poi che lo leggete a fare. Ma lasciatemi aggiungere che la trama è davvero ben sviluppata. Ogni elemento è calibrato nel modo giusto, i personaggi, tutti, oltre ad essere stati scelti con cura e gusto, ci vengono presentati in maniera ottima. L'azione non manca, i colpi di scena neanche. I dialoghi, anche quando sono lunghi, sono davvero interessanti e scorrevoli. Lasciatemi dire poi che questa unione parecchio forte tra lo stile orientale con il quale è impostato il fumetto e la cultura fortemente occidentale con la quale si va a scontrare, si sposano in realtà alla perfezione. Ho gradito moltissimo, una volta tanto, poter leggere un manga che racconta un quotidiano molto più vicino al mio rispetto a quello che può essere rappresentato da un mangaka giapponese. Il tutto è poi accompagnato da disegni veramente ben realizzati. Tavole pulite, piacevoli da guardare, ma al
tempo stesso propedeutica alla storia. Gli scontri, ma tutte le scene d'azione in generale, sono rappresentate in modo magistrale, roba da far diventare verdi molti shonen nipponici di oggi. Tutto, dalle ambientazioni ai personaggi, dagli oggetti più piccoli ai paper cut più abnormi, è rappresentato con perizia di dettagli e, a mio gusto personale, uno stile meraviglioso. A tutto questo aggiungiamo che la scelta editoriale di Manga Senpai va ad impreziosire City Hall con un formato piuttosto grande, ovvero un Ultimate Deluxe Edition simile a quello già proposto da Panini per alcuni suoi manga, del quale la prima stampa limitata a solo 100 copie numerate è preordinabile fin da ora a 7,90€ sul sito dell'editore, con spedizione gratuita ed in più ad ogni copia acquistata sarà allegato un poster in formato A3. Non vorrei prendere una delle più grosse cantonate della mia vita, di lettore intendo, ma secondo me qui ci troviamo di fronte a un qualcosa di grosso. Stando a questo primo numero, forse uno dei migliori euro manga che io abbia mai letto. E mi permetto di dire, un fumetto che non teme il confronto anche con i colleghi del Sollevante. Io fossi in voi, un pensierino ce lo farei. Nel caso poi fatemi sapere se ci ho visto giusto o meno. Bene cari amici e nemici, io con questo ho concluso. Come al solito vi lascio in descrizione il link al sito dell'editore, alla pagina Facebook e tutto ciò che potrebbe esservi utile per maggiori informazioni sull'opera o eventualmente per acquistarla. L'editore sarà presente al Cartoomix a Milano, dove City Hall sarà in vendita in anteprima per la prima volta. Io vi ringrazio di aver visto il video fin qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale. Qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace, a voi la malapasco, ma almeno scrivetemi il perché nei commenti, così da aiutarmi a migliorare. Qualunque domanda, perplessità, dubbio, curiosità potete scrivermela qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!